Canto le armi. Canto l'uomo che prima da Troia venne in Italia, profugo per volere del fato sui lidi di Lavinio. A lungo travagliato e per terra e per mare, dalla potenza divina, a causa dell'ira tenace della crudele Giunone, molto soffrì anche in guerra. Finché fondò una città e stabilì nel Lazio i penati di Troia, origine gloriosa della razza latina e albana e delle mura di Roma, la superba. Musa, ricordami tu le ragioni di tanto doloroso penare. Ricordami l'offesa e il rancore per cui la regina del cielo costrinse un uomo famoso per la propria pietà a soffrire così, ad affrontare tali fatiche. Di tanta ira sono capaci i celesti? Vi fu un'antica città abitata dai tiri che fronteggiava l'Italia e le foci del Tevere da lontano, Cartagine, ricchissima di mezzi e terribile in armi. Si dice che Giunone la preferisse ad ogni terra, persino alla stessa Samo, e vi tenesse le armi ed il carro. Già da allora la dea si adoperava con ogni sforzo ad ottenerle, semmai lo consentano i fati, l'impero del mondo. Ma aveva saputo che dal sangue troiano sarebbe nata una stirpe destinata ad abbattere le rocche di Cartagine, che un popolo del vasto dominio e forte in guerra sarebbe venuto a distruggere la Libia. Tale sorte filavano le parche. Temendo l'avvenire e memore della guerra, che aveva combattuto un tempo sotto Troia per i suoi cari argivi, Giunone conservava ancora vive nell'anima altre ragioni d'ira e di fiero dolore. Le restano confitti nel profondo del cuore il giudizio di Paride, l'onta della bellezza disprezzata, il rancore per la razza troiana, gli onori ai quali ha assurto Ganimede. Infiammata da tanti oltraggi, la dea teneva lontani dal Lazio, sballottati sulle onde, i troiani scampati ai greci e dal feroce Achille. Ed essi erravano sospinti dal destino per ogni mare da molti e molti anni. Tanto era arduo, terribile, fondare la gente romana. Appena perduta di vista la terra di Sicilia, i teucri spingevano lieti le vele verso il largo, fendendo coi rostri di bronzo le spume salate. Giunone, che sempre nel petto ha incisa l'eterna ferita, vedendoli, disse tra sé: dovrò dunque desistere dalla mia impresa e darmi per vinta senza riuscire a distogliere il re dei teucri dall'Italia? Me lo vietano i fati. Eppure Minerva ha potuto incendiare la flotta dei greci e sommergerli in mare per punire le colpe del solo Aiace Doileo. Ed io, che incedo solenne a capo di tutti gli dei, sorella e moglie di Giove, io muovo da tanti anni guerra a un popolo solo e non riesco a domarlo. Ma chi d'ora in avanti onorerà più la gloria di Giunone e imporrà sacrifici ai suoi altari? La dea, volgendo tra sé tali pensieri nel cuore infiammato di collera, giunse all'isola Eolia, patria dei Nembi, terra piena di venti furiosi. Qui il re Eolo controlla in un'immensa caverna le sonore tempeste, i venti, i ribelli che tiene prigionieri, carichi di catene. Fremono, urlando di rabbia intorno ai chiavistelli con un alto muggito che scuote la montagna. Eolo, in mano lo scettro, seduto in vetta una rupe, ne mitiga la rabbia e ne modera gli animi. Se non facesse così, i rapidi venti trascinerebbero via perdutamente nell'aria i mari, le terre, il cielo profondo. Temendo un tale pericolo, il padre onnipotente li chiuse in nere caverne, imponendovi sopra elevate montagne, e dette loro un re che, secondo i suoi ordini, sapesse volta a volta trattenerli o sbrigliarli con legge sicura. Giunone gli si rivolse con voce supplichevole: Eolo, poiché a te il padre degli dei e re degli uomini ha dato il potere sui venti con cui calmare i flutti o alzarli sino alle stelle, una razza che odio naviga nel Tirreno per portare in Italia Ilio e i vinti penati. Scatena la potenza dei venti,
Affonda le navi o disperdi i troiani, seminali per il mare. Ho 14 ninfe dal corpo bellissimo. Ti destinerò Deiopea, la più bella di tutte. La farò tua in modo indissolubile. Voglio che in compenso d'un tale servigio trascorra con te tutti i suoi anni e ti faccia padre di splendidi figli. Eolo rispose: a te, regina, spetta decidere quello che vuoi. A me spetta eseguire i tuoi ordini. A te devo il mio regno, comunque esso sia, il mio scettro e il favore di Giove. È merito tuo se siedo ai banchetti celesti e sono il padrone dei venti. Allora Eolo, col piede della lancia, percosse il cavo fianco del monte e i venti, in schiera serrata come un esercito, irruppero attraverso la porta per scatenarsi in un turbine su tutta la terra. Euro, Noto ed Africo, fecondo di tempeste, piombarono insieme sul mare, sconvolgendolo a fondo e rotolando enormi ondate contro le spiagge. Gridano di terrore gli uomini, le sartie stridono, nubi improvvise nascondono il cielo e la luce agli occhi dei troiani. Si stende nera una notte sul mare. La volta celeste tuona, l'aria balena di fulmini frequenti, e tutto nell'acqua e nel cielo minaccia ai marinai una morte imminente. Enea si sente agghiacciare le membra di paura. Gemendo, leva le mani verso le stelle e dice: «Oh, mille volte beato chi ebbe la fortuna di morire davanti agli occhi di suo padre sotto le mura di Troia!» Ed ecco che una raffica stridente d'aquilone colpisce la sua vela e solleva le onde sino al cielo. Si spezzano i remi, la prua gira e la nave presenta il fianco ai cavalloni. Una montagna d'acqua sopravviene impetuosa. I marinai sono sospesi in cima ai flutti, altri vedono tra le onde impazzite la terra del fondo. La tempesta sconvolge persino la sabbia.